volta lavorando, diciamo, su una base che può essere quinquennale o decennale, però ripeto, come dire, dopo 3 anni del sindaco Raggi, mi rifiuto di pensare che un funzionario del Comune di Roma abbia potuto decidere in autonomia, e se lo ha fatto vuol dire che c'è un problema, diciamo, di gestione del controllo, del comando, di catena del comando nel Comune di Roma. Ci sono, credo che due, questo ci sono, sia tutte, la due, ci sono politica. Tutte e due, indubbiamente. Tra l'altro io vorrei ricordare, guardando il calendario, che oggi è l'8 aprile della giornata internazionale dei Rom, quindi insomma la trasmissione di oggi anche... casa proprio a fagiolo per ricordare appunto questo festeggiamento. Sì, e va ricordato anche che nei confronti dei Rom c'è stato una Shoah particolare che si chiama Porraimos nella lingua romani, e che bisogna essere seri rispetto a questa situazione. Sappiamo benissimo che ci sono sacche, come in tutte quante le situazioni, diciamo, di anche di illegalità, ma un piano andrebbe fatto, un piano nel quale su base di 5-10 anni si immagina il futuro di quelli che hanno studiato, perché molti di questi ragazzi oggi hanno l'obbligo e vanno, e di fare soprattutto in modo che le radici di queste popolazioni divengano, come per tutti noi, le radici. Veniamo da tutto il mondo, veniamo da Roma, romani di Roma, veniamo dal Senegal, veniamo dalla Cina, veniamo dagli Stati Uniti d'America, ma quando poi abitiamo in una città diventiamo romani, milanesi, bresciani, e le nostre radici diventano una ricchezza in più. E quindi bisogna fare un lavoro per aiutare ad uscire dai campi volontariamente, non per spostare i campi nei luoghi più poveri. Bene Roberto, il tempo è tiranno, oggi chiudiamo un po' prima. Bene. Va bene. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie del tuo contributo, come al solito, puntuale e preciso, e utile soprattutto. Allora, adesso mandiamo una canzone che introduce appunto... Mandiamo un'altra canzone, e mandiamo un brano di Francesco Guccini, famosissimo brano, che è un po' il simbolo del repertorio di Guccini, ma è anche un po' una canzone simbolo per tutti noi, insomma, in generale. Parliamo della locomotiva, quindi ascoltiamo Francesco Guccini in La locomotiva. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali.
parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore. La bomba sua, la macchina a vapore. La bomba sua, la macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Pensò che avevi il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro e quasi senza fretta, nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno, notizia d'emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva, e sibila il vapore, sembra quasi cosa viva, e sembra dire i contadini di curvi, il fischio che si spande in aria. Fratello non temere, che corro al mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. Intanto corre, corre, corre sempre più forte, e corre, 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 corre verso la morte, e niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo lo schianto e poi che giunga il vanto della grande consolatrice, della grande consolatrice, della grande consolatrice. La storia racconta come finì la corsa,
linea monta. Con l'ultimo suo grido d'animale, la macchina erudò la piglia e lava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparsi il velo, raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia. Bene, abbiamo ascoltato Guccini nella sua famosissima canzone La locomotiva, e con questa canzone introduciamo appunto il libro Ferrovieri contro il fascismo a Roma di Massimo Taborri. Ci conosciamo da anni con Massimo, ha scritto anche altri libri, poi ce lo dirà lui. È un libro interessante, naturalmente io ho anche un interesse particolare, avendo lavorato anch'io in ferrovia, quindi per me oltre che l'interesse storico sulla resistenza, l'interesse familiare che ho citato l'altra volta, tra l'altro ci sono anche morti alle fosse ardiatine di ferrovia che appunto Massimo cita nel suo libro. E ci sono tutta una serie cioè il libro spazia però non solo la resistenza a Roma durante l'occupazione nazista nel 43, dal settembre a giugno del 44, da settembre 43 a giugno del 44, ma spazia dal 22 in poi. E quindi c'è la forza della categoria, lo SFI, il sindacato ferrovieri, che aveva proclamato lo sciopero generale proprio contro le squadracce fasciste, alla vigilia, appunto, alla vigilia, insomma, qualche mese prima della marcia su Roma, ma è proprio questo sciopero sarà l'obiettivo, diciamo, dei fascisti per i licenziamenti di massa l'anno successivo, proprio nemmeno un anno dalla marcia su Roma. Quindi quali furono questi i primi provvedimenti? Esattamente, cioè lo sciopero a cui fai riferimento è dell'agosto del 22, quindi anticipa di un paio di mesi la marcia su Roma, che è del 28 ottobre, come ben si sa. E naturalmente quello fu uno sciopero di straordinaria importanza, perché venne dopo una serie di episodi di violenza, di assalto alle case del popolo, sedi sindacali, giornali del movimento operaio. Era lo sciopero che veniva invocato da gran parte dei lavoratori del movimento operaio italiano, ma che per divisioni varie, ritardi, incomprensioni non si riusciva a fare. Quella era una fase, fra l'altro, quelli sono gli anni in cui insieme alla CGIL, accanto alla CGIL, esiste anche un'altra centrale sindacale di radici anarco-sindacaliste, l'USI, l'Unione Sindacale Italiana, e tra le due grandi centrali sindacali non vi è, diciamo così, possibilità di convenire un'azione decisa, fino a che proprio il sindacato ferrovieri nell'agosto del 22 si rivolge a entrambe le grandi centrali sindacali per proporre loro uno sciopero unitario della categoria del movimento operaio nel suo insieme, e che infatti avrà esiti alterni, insomma si arriverà a questo sciopero.